Eccoci qui, siamo in diretta, sono in esterna, sono a Genova, incredibile ma vero, guardate un po'. Porta soprana, non è una meraviglia, quasi quasi, guarda, se riesco faccio tutta la lettura così con la vista. Sono al bar che mi ha visto crescere, sono al bar Barbarossa e sono seduta al posto di Elvis Presley. Non ci crederete, ma normalmente qui c'è una meravigliosa statua, no, forse non si dice statua, non so cosa può essere. Comunque un'enorme gigantografia di Elvis Presley che, ahimè, a causa del Covid è stato posizionato un attimo in magazzino, me l'hanno detto i ragazzi oggi, per consentirmi, ma non è per colpa mia, c'era già il tavolino, per consentirmi di fare questa diretta. Hanno aggiunto dei tavoli esterni e quindi Elvis, adios. È bellissimo perché ci saranno dei meravigliosi rumori come questa moto che sta attraversando la città e quindi avremo modo di avere diversi rumori di Genova, ma il bello è questo. Intanto saluto Antonella Grandicelli, saluto Alessandra Scagliola, ciao Ale, Arianna Destito che è qui con noi e Sabrina De Bastiani che, per dirvela tutta, queste tre che ho appena nominato, cioè Antonella Grandicelli, Sabrina De Bastiani e Arianna Destito Maffeo, non è mica così distante da dove siamo, sapete? Perché quelle tre. Guardate un po', guardate un po', guardate un po'. Eccole lì! Sabri, guarda un po'. Eccoci, siamo in compagnia stasera, ma ci sono anche i ragazzi del Barbarossa. C'è uno là che guarda, andiamo a vedere un po' chi è, salutiamolo, ciao! E li ringraziamo perché ci hanno ospitato in questa meravigliosa location. Quindi, come dico che non mi piace, ma lo dico tutte le volte, bando alle ciance. Ah, dimenticavo di dirvi che stasera mi faccio anche uno spritz mentre leggo, non vorrei mai essere troppo seria. Allora, qual è la top 4 di questa settimana? Daniela Alibrandi con Una morte sola non basta. Valeria Corciolani con Acqua passata. Attenzione, perché io sto leggendo volontariamente il primo della saga di 5 che saranno 6 romanzi che si chiama Acqua passata. L'ultimo, che è uscito il 21 di luglio, si chiama Peggio per chi resta. Quindi andiamo a leggere il primo per invogliarvi a leggere gli altri quattro. Tre uomini, sì, ciao. Tra uomini e dei. Questa è edizione Morellini ed è veramente particolare perché sono, mi pare, 20, ma poi ve lo dico bene, sono 20 racconti che riguardano lo sport. Ma in realtà è molto originale questo romanzo perché non si tratta dello sport. Come siamo abituati a pensare. Ecco, diciamo che ascolteremo dei racconti di atleti un po' particolari e poi edizione Morellini anche questo, Fabrizio Vangelista, La festa del giorno dopo. Questi sono i quattro romanzi che leggerò io e che voi ascolterete. Io partirei con Una morte sola non basta. Lo sprizzavo. Comincia già a dare i suoi effetti. Lei è Daniela Librandi, ho letto già tante cose sue, ma è una donna che ammiro moltissimo, una scrittrice davvero brava e come già vi ho raccontato, la prima volta ho letto il racconto che Morellini ha pubblicato all'interno di Il mostro con gli occhi rossi e altre storie. E devo dire che il suo racconto mi aveva colpito moltissimo, l'ho letto d'un fiato, l'ho messo nel mio YouTube e poi adesso è presente sia nell'ebook che nel cartaceo, quindi si può ascoltare la videolettura e di fatto così ci siamo incontrate. Da lì è stata carinissima, mi ha inviato una serie di romanzi suoi, ognuno con una dedica diversa e addirittura con delle indicazioni per la lettura, quindi direi che meglio di così non si poteva. Allora, io comincio a leggere un brano. Quando scesero dal tram di legno che collegava San Lorenzo a Piazza Vittorio, la prima cosa che colpì Anna Maria furono le palme che svettavano nel giardino della piazza. Che bello! Esclamò a bocca aperta. Bello questo? Rispose lui. Ma ancora non hai visto niente. E cercò di spingerla ad attraversare la strada verso i portici che costeggiavano la piazza.
No, ti prego, prima fammi passeggiare nel giardino. Mario all'inizio fu riluttante, faceva freddo e sotto gli alberi doveva essere anche più umido, ma poi, visto la meraviglia che esprimevano gli occhi di sua moglie, decise di farla contenta. L'interno del giardino non deluse le loro aspettative e anche Mario, che pur era stato per molto tempo assiduo visitatore di quella zona, si sentì proiettato in una dimensione diversa che fino allora aveva ignorato. Si rese conto di aver sempre rivolto il suo interesse ai portici e ai nascenti esercizi commerciali e ora, preso per mano dalla sua donna, sentiva una voglia irrefrenabile di scoprire cose nuove. Dopo aver oltrepassato un chiosco, i due sposini imboccarono un viale che conduceva al laghetto, la cui inaspettata e improvvisa visione riempì i loro sguardi. Attorno alla sua superficie, circondata da palme e alberi, si snodava una ferrovia in miniatura. Le sue acque ferme vennero presto graffiate dal nuoto veloce dei cigni che, avendo notato i nuovi visitatori, si stavano già portando verso di loro in cerca di qualche mollica di pane. Sott'acqua si vedevano nuotare pesci rossi di tutte le dimensioni che affioravano in superficie per poi rituffarsi subito dopo in profondità. L'aria sembrava immobile e le loro mani si strinsero ancora più forte. Mario aveva una gran voglia di baciare la moglie, ma era un gesto che non conveniva fare in pubblico, anche se in quel momento sembrava loro di essere completamente soli. Stringendola forte a sé, le sussurrò: «Ti amo, tanto, ti amo tanto, amore mio». E lei lo ricambiò con uno sguardo languido. Si erano amati per ore il giorno precedente, ma l'aria fredda, il sole e l'odore di erba umida li stavano facendo vibrare di nuovo. Anna Maria ricominciò a camminare e lo tirò via. «Guarda lì, Mario, ma guarda che meraviglia!» disse indicando alla sua destra un'area chiusa destinata al gioco dei piccoli. Anche lui si sorprese, vedendo un fortino di legno, l'altalena e le giostre. Come aveva fatto a ignorare che in quel giardino ci fossero tante cose belle? Il loro sguardo andò alla sponda opposta del laghetto e videro coperto da un telone il trenino che avrebbe portato i bambini attorno al lago. Dei piccoli e variopinti tipi indiani, vicini alla minuscola stazione ferroviaria, completavano quella gioiosa riproduzione storica. Sarebbe stata infinita la fantasia che avrebbero elaborato i bimbi nei loro giochi. Loro due si guardarono, consapevoli che purtroppo la loro infanzia era trascorsa con emozioni ben diverse: le bombe, i roghi, la fame. Il pensiero di quanto fossero stati sfortunati a nascere in quell'epoca orribile attraversò le loro menti nello stesso istante. Ma ora avevano la piccola Michela. «Qui ci porteremo nostra figlia a giocare, lei avrà una vita migliore della nostra», disse Mario rispondendo alla muta riflessione di sua moglie. Tornarono a guardarsi intorno, scoprendo che per contemplare quel paradiso terrestre dei bambini c'era anche un recinto di terra battuta dove scalciavano pigramente dei pony bianchi e marroni. Anna Maria sentì gli occhi riempirsi di lacrime, voltò altrove lo sguardo per non mostrare al marito le emozioni che stava provando e così facendo notò un rudere tanto misterioso da farle immediatamente dimenticare tutte le sensazioni precedenti. Intanto alziamo il volume. Poi mi sono dimenticata di fare una cosa, di leggere la quarta di copertina. È importante leggerla perché consente di capire un pochino di che cosa tratterà il romanzo. Roma, anni 50. L'Italia si sta lasciando alle spalle l'orrore della guerra e si avvia a grandi passi verso gli anni del boom economico. Due uomini si incontrano su una panchina dell'ospedale San Camillo, due storie si incrociano per pochi minuti per poi proseguire parallele e distanti. Anni 70. Il sogno del miracolo italiano lascia il passo alle contraddizioni e ai fermenti della rivoluzione sociale e dei movimenti giovanili. Due ragazze poco più che adolescenti si conoscono, segnate ognuna a suo modo dalla violenza e dal silenzio di chi avrebbe dovuto proteggerle, continuano a collezionare errori e profonde delusioni. Nell'amicizia che si instaura riconoscono entrambe la possibilità di un reciproco riscatto che porterà ad un epilogo imprevedibile. Sullo sfondo si staglia la città eterna in continuo mutamento che con le sue atmosfere e i suoi linguaggi commenta la fragilità e le contraddizioni di un'intera epoca e del bel paese.
In una narrazione limpida, senza artifici, che si sviluppa in un crescendo ininterrotto, seguiamo Ilaria e Michela in un impietoso viaggio alla scoperta della costruzione del male, che nulla concede all'ipocrisia o all'ipotesi di innocenza. Ho ancora un breve brano che vi voglio leggere. Scusatemi, ma io sono abituata un po' al silenzio e allora sono distratta un po' dai rumori e dai suoni e dalle voci che sento. Cercherò di concentrarmi un po' di più e di annullarmi. Vi leggo ancora un piccolo brano di questa autrice che è davvero, davvero brava. Era scesa alla sera ormai e lei poteva allontanarsi da quella casa senza essere vista. Prese tutte le sue cose e uscì. Il vicolo era stretto e buio e non ebbe difficoltà a raggiungere il lungotevere in quel momento deserto. Non si rendeva conto che il suo volto era una maschera di trucco sciolto misto a sangue. Guardò i lampioni e sorrise. Qualcosa si era finalmente assopito dentro di lei e per la prima volta si sentiva serena, appagata. Il suono del traffico le sembrava lontano e lei si mise a pensare a come sarebbe potuto essere il suo futuro. Avrebbe potuto chiamare Mauro, dirgli quanto l'amava, raggiungerlo e stargli vicino, così come a sua madre o a qualsiasi essere che lei avesse amato nella vita. Le sue notti adesso sarebbero state popolate non più da incube, ma da atroci ricordi. Aveva ricordato tutto. Guardò il marciapiede che portava a Piazza Mazzini. La sera dell'estate romana emanava un'atmosfera elettrizzante e fantastica, avvolgendo la città con la sua solita magia. Vide la discesa che portava al greto del Tevere. Il dio assente che aveva salvato Ilaria e che lei non aveva mai voluto pregare non l'avrebbe di certo aiutata adesso. Pensò a lei bambina, al cappottino di lana che ricordava di aver indossato. All'improvviso si sentì felice, immaginando la mamma accanto ai fornelli. Probabilmente stava già preparando la cena, poi. Ricordò la foto del padre a faccia in giù, sopra il suo lettino. Infine, si accorse che vicino al fiume faceva davvero tanto freddo, come se lì non ci fosse ancora arrivata l'estate. Daniela Alibrandi, complimenti. Una morte sola non basta, il suo quarto romanzo. Vi consiglio di andare a vedere la sua biografia perché ha scritto davvero tante belle cose. E passiamo al secondo romanzo. Acqua passata di Valeria Corciolani. Vi raccontavo che... Cosa vi raccontavo? Vi raccontavo che questo è il primo di una serie di investigazioni di Alma, che è una colf con un intuito eccezionale, e Jules l'ispettore. Ma andiamo a vedere un po' cosa ci ha raccontato lei subito all'inizio, intitolandolo il libro, che poi secondo me è un po' la spiegazione, no, di quello che andremo a leggere. Una colf dai fianchi robusti e dalla mente sottile, capace di leggere la realtà più lucidamente di Sherlock Holmes. Chiavari. In un vicolo della placida cittadina ligure, uno sconosciuto viene rinvenuto in fin di vita. Poche ore dopo, Alma Boero, quarantenne dallo sguardo acuto, poche parole e selvatica fierezza, trova il cadavere di una giovane editor nel palazzo dove lavora come colf. A indagare sui casi è l'ispettore Jules Rosset, che resta presto folgorato dalle intuizioni della giunonica colf e dalla sua capacità di fotografare le persone scandagliandole attraverso le loro abitudini, la loro spazzatura, il loro modo di sistemare i calzini e dalle piccole e grandi manie che ogni essere umano custodisce gelosamente. Quando alle indagini si aggiunge un nuovo mistero, Rosset capisce di avere per le mani uno strumento impareggiabile per sbrogliare la matassa di quegli eventi all'apparenza slegati tra loro e per evitare le reticenze investigative del questore. Una colf insospettabile, discreta e affidabile che può infilarsi nelle pieghe più intime delle vite altrui. Ma Alma, quattro figli, una suocera e un ex marito, è uno strumento tutt'altro che facile da usare. Allora, ho letto e ho scelto il primo capitolo, poi ho letto e scelto il secondo capitolo, poi ho letto e scelto il terzo capitolo. Alla fine è il terzo capitolo che vince. Perché? Perché vi racconta un po' di questa adorabile colf. E quindi andiamo a sentire un po' Alma. Ora dimmi tu se si doveva incastrare in questo modo. Alma inspira risucchiando l'ampio petto contro lo sterno.
Niente. Il cursore della cerniera non si muove. La cappa di cotone blu etere resta così, sbilenca, con un lembo a sfiorarle l'orecchio e quello opposto a solleticarle la tibia. Si osserva per un attimo riflessa nel vetro buio colato di pioggia. Boh, vorrà dire che stanotte gli uffici della Copif li pulirà conciata come la Carrà ai tempi d'oro. Ha già perso fin troppo tempo dietro a sta cerniera, non ha intenzione di buttarne via altro. Lega la bandana sui cortissimi capelli scuri, infila guanti, zoccoli e comincia. Alma Boero, 40 anni di giunonica fierezza, magari fierezza, spinge per un breve tratto il grosso carrello, spruzza l'antipolvere sullo straccio, poi con metodo e competenza ripete il monotono rituale di sposta, solleva, lucida, su ognuna delle 32 scrivanie dell'ampio open space. Ah, se ne era quasi dimenticata! Traffica un po' con il piccolo aggeggio senza capire bene come funzioni. Gliel'ha messo in tasca uno dei gemelli per farle ascoltare un po' di roba giusta mentre lavora. In realtà, lavorare in silenzio le piace da matti. Con quattro figli, due coppie di gemelli, non sa perché, ma le escono solo figli doppi, e una suocera logorroica ormai sedimentata nel suo tinello, beh, diciamo che l'assenza di rumori diventa il paradiso. Ripeto, con quattro figli, due coppie di gemelli, non sa perché, ma le escono solo figli doppi, e una suocera logorroica ormai sedimentata nel suo tinello. Beh, diciamo che l'assenza di rumori diventa il paradiso. Però è un evento talmente raro che Pablo, 16 anni di radicato egoismo, pensi a qualcuno che non sia lui stesso medesimo, che lei non se l'è sentita di smorzargli l'entusiasmo. Si è goduta questo inaudito exploit amor filiale e ora ascolterà, ammesso che riesca ad accendere questo coso, la colonna sonora che suo figlio ha scelto per lei. Gli Avenged Sevenfold le graffiano i timpani, ma passato il primo sconcerto deve ammettere che quasi quasi le piacciono. Afferra i cestini dei rifiuti, li svuota, li spolvera e li ripone, uno dopo l'altro, osservando scarti di vite rotolare nell'oblio. La confezione di cartone rossa rimbalza sul bordo del carrello e cade ai suoi piedi. Alma la gira con la punta dello zoccolo. Lindor, 200 grammi. Vuota. Guarda sotto le scrivanie, come pensava. Appartiene alla postazione C2. Ci risiamo. Il fetente l'ha lasciata di nuovo. Scrolla con decisione il cestino e una granata di Kleenex appallottolati conferma l'intuizione. 3 anni che fa le pulizie qui e 3 anni che C2 getta metà della busta paga in cioccolato e fazzoletti per colpa di un... Alma espira con rabbia, le pulisce con cura il ripiano, le tempera le matite, le raddrizza la piantina depressa e la bagna. Poi fruga nel borsone appeso al carrello, estrae una boccettina e spruzza generosamente dappertutto, sedia girevole compresa, arancio dolce, che rasserena e libera la mente. Vedi mai che la sciocca e ostinata C2 insieme alla mente riesca pure a liberarsi del maiuscolo stronzo. Una purga per il cuore dovrebbero inventare, altro che una roba da premio Nobel sarebbe, anzi, da santo subito. Sfiora con le dita guantate la fotografia attaccata di fianco al monitor con del nastro adesivo a pois rosa. La ragazza le sorride incerta, sotto un cappello arancione e il mare sfocato alle spalle. Sciocca, 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 piccola C2. Sospira mentre si china ad afferrare il cestino successivo. Ma guarda, la D3 ha ripreso la dieta delle barrette, mentre il povero D4 ha ancora il mal di gola e ha ricominciato a mangiarsi le unghie. Toh! Alle 1 invece deve essere successo qualcosa di bello. Alma posa i pugni sui fianchi abbondanti e contempla la pila di fascicoli scomposta, la discromia della fila di matite e la tastiera non allineata con il bordo della scrivania. L'ordine maniacale della postazione E1, una perfezione degna di un cyborg, ha subito uno smottamento. Leggero, sì, ma significativo. Postazione da monitorare, quindi non raddrizza nulla di quella sintomatica disarmonia. Pulisce e passa oltre. La pioggia rimbalza fitta contro le vetrate, la notte è rotta solo da qualche lampo e brontolii di tuoni, ma gli Avenged Sevenfold la escludono da qualsiasi cosa che non sia la galassia del Copif.
Alma si infila ed esce da quei piccoli universi con affetto, rabbia, partecipazione, perché lei, volente o nolente, con il suo lavoro entra a forza nelle vite degli altri. Strizza il mop per dare l'ultima passata al pavimento. Sono le 11 e un quarto. Piove che Dio la manda e l'autobus passa tra 10 minuti. Deve muoversi. Sfila dalla testa la cappa sbilenca, a casa dovrà intervenire con le pinze sperando di non rompere la cerniera. Infila il piumino, gli stivali, spegne le luci, agguanta la borsa, chiude tutto. Il piccolo ombrello pieghevole si ammoscia come una foglia di lattuga sotto il peso del diluvio. Alma corre senza badare alle pozzanghere grosse come il trasimeno. Si schianta sul sedile dell'autobus, appoggia la fronte contro il finestrino e chiude gli occhi. Alle 8 deve andare a pulire dai parodi, alle 12 ha un colloquio con la Bergamini di matematica. Luca e Paolo hanno preso 4 nel compito scritto e 2 nell'interrogazione. Non sarà un incontro piacevole. E alle 3:30 c'è da portare Marta e Maria a un compleanno. È il quinto in 15 giorni. 10 anni di roba e hanno più vita sociale loro che una soubrette di bagaglino. Darebbe un braccio per saltare a pie pari all'ora di cena. Sospira. Ma forse le pare tutto insormontabile perché è buio, piove. Domani all'alba e dopo qualche ora di sonno sarà. E sarà uguale a prima. Non è che migliora marinando nella notte. Però per lei il difficile è tuffarsi nella bratta. Una volta che c'è dentro fino al collo, sa che in qualche modo ne deve uscire. È buono. Come sosteneva quella viziata della Oara e via col vento, dopo tutto domani è un altro giorno. Va anche detto che la lagnosa Rossella non aveva per le mani tutti i casini che quotidianamente si affastellano nell'inguaiata vita di Alma Boero. Ma è troppo stanca per polemizzare. Alma non lo sa che i veri guai cominceranno proprio domani mattina. Acqua passata, il primo di 5. E attenzione perché entro fine anno esce il sesto ed ultimo. Per cui vi consiglio di cominciare dal primo. Fatto sta, ed è chiaro, che se uno dovesse incominciare dal terzo, che credo che sia a mali estremi, ma non vorrei dire sciocchezze, può, nel senso che non c'è problema, si capisce, però uno si affeziona ai propri personaggi, no? Quindi se iniziate dall'uno, secondo me vi affezionerete ancora di più. E anche questo è andato. Le mie amiche sono vive, ci sono, parlano un po' ad alta voce perché sento più loro di me, però va bene, mi ero anche premurato, ho detto mi raccomando state lì voi così fate silenzio, niente, chiacchierano, guardatele un po', guardatele un po'. E devo dire che io sto bevendo lo spritz, una ha preso un caffè, l'altra ha preso l'acqua tonica, l'altra ha preso una Coca Zero, una tristezza infinita, quindi non hanno neanche le scuse di essere ubriache, ma non si vedono da prima del lockdown e volete non farvi qualche discorso, ma certo, ma parlate, chiacchierate ragazzi, io bevo. E passo col ghiaccio, questa non era prevista, col ghiaccio passo al Morellini Editore tra uomini e dei. Vi leggo, come vi anticipavo prima, la quarta di copertina per farvi capire un po'. Io ho scelto, vi devo dire la verità, visto che sono autori che a parte qualcuno non conosco, ho aperto a caso e a caso mi è capitata la storia di Carlo Lucarelli, quindi è lui che leggerò questa sera. Lo sport è sfida, lotta e riconciliazione con se stessi, una grande metafora del percorso che ogni vita è chiamata ad intraprendere. In questa antologia, 20 autori raccontano storie di uomini e donne che nello sport hanno trovato una seconda occasione di respiro e dignità. Un modo nuovo di essere e stare al mondo, ripulito dall'assenza di senso. Non so, c'è una che sta parlando lontanissimo con una. Ogni storia è legata ad una disciplina sportiva diversa, a partire da quelle più comuni e note, quali il calcio o il tennis, per arrivare al pugilato, l'alpinismo, l'apnea e le arti marziali. Si tratta di storie liberamente ispirate alle vite di questi campioni e professionisti dello sport o interventi lucidi e fedeli che ne ripercorrono il percorso agonistico. Allora andiamo a sentire questa storia. Luigi Malabrocca di Carlo Lucarelli. Nel dizionario, alla voce campione, la prima definizione che di solito si incontra è l'atleta che vince una gara, seguita da un'altra che eccelle su tutti gli altri.
Luigi Malabrocca, detto Luisin, voleva essere un campione ma non c'è riuscito. E non perché abbia perso, no, quello era proprio il suo obiettivo. Perché ha perso troppo. Giro d'Italia, 1949, ultima tappa, la Mantova-Milano. Sciami di ciclisti dal volto annerito di polvere, i fisici asciugati dalla fatica di quello che allora era uno degli sport più popolari. Popolare in tutti i sensi, perché tra i più seguiti e perché il ciclismo allora si faceva unicamente con tutto quello che il popolo di un paese come il nostro aveva a disposizione, le gambe e una bicicletta. Era appena uscito un film, soltanto l'anno prima, Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, che racconta quell'Italia lì, dove il sogno di riscossa, se non proprio di sopravvivenza, del protagonista passa proprio da una bicicletta. I ciclisti, campioni di quelle due ruote a pedali, sono dei veri e propri eroi e tutta l'Italia segue col fiato sospeso e le lacrime agli occhi le salite, le volate, gli stacchi dal gruppo e le sfide di Gino Bartali, Fausto Coppi e gli altri. Mantova a Milano, allora, ultima tappa, quella dei campioni, nuguli di ciclisti che pedalano vorticosamente sfidandosi l'uno con l'altro per vincere il titolo. E tra questi c'è anche lui, Luigi Malabrocca da Tortona, detto Luisin, scuderia Storchi. Che però non forza sui pedali come gli altri, anzi, non sta neanche sulla bicicletta, seduto sì, ma a tavola, in un'osteria. È impegnato in una sfida con un altro campione, Sante Carolo di Montecchio Precalcino, in Veneto, che lui invece sta pedalando, ma il più lentamente possibile. Perché la sfida Malabrocca-Carolo non è che a chi vince la maglia rosa del Giro d'Italia, ma a chi ne vince la maglia nera, cioè a chi arriva ultimo, che significa premi in denaro e in natura offerti dagli sponsor attratti e divertiti dal senso goliardico, surreale e ironico della situazione. Se chi arriva primo si distacca e si distingue dal gruppo, anche chi arriva ultimo ha diritto a un posto notevole in classifica e diventa famoso. Ecco, il più famoso dei campioni di maglia nera è proprio lui, Luisin Malabrocca da Tortona, che ne ha già vinte due nel 46 e nel 47 e ora vuole la terza. Però non è facile arrivare ultimi nel modo giusto. Bisogna arrivare entro i tempi stabiliti per la gara e soprattutto bisogna farlo un po' di nascosto, facendo finta comunque di gareggiare. I trucchi per perdere tempo sono tanti e Malabrocca in questo è un maestro. Forare o farsi scendere la catena, che significa fermarsi per riparare il guasto. Oppure nascondersi e lasciar passare gli altri, magari dopo aver staccato il gruppo fingendosi velocisti, per nascondersi dietro il primo voltone. E una volta al traguardo pedalare sempre più piano, quasi all'indietro, e magari fermarsi in equilibrio sulle due ruote, perché sono tanti quelli che vorrebbero vincere la maglia nera e non è facile batterli. Luisin ha un trucco, un astuzio speciale, la sua preferita: fingere di mollare, salutare l'avversario con un gesto cavalleresco, staccarlo come per riprendere il gruppo che è volato via e, quando quello crede di aver vinto, rallentare all'improvviso per farsi superare. È quello che fa con Sante Carolo, che è bravo a rimanere indietro, più bravo di Malabrocca. Perché, a differenza di Luisin, che con le bici ci sa fare, Sante è davvero un brocco e ce l'ha distinto quello di arrivare ultimo. Allora Malabrocca tenta il colpo, saluta Sante come vincitore, allunga la pedalata e al primo tornante si imbosca in un'osteria. Passato Sante, questa è l'intenzione, lo raggiungerà e gli resterà dietro senza che lui se ne accorga. Ma c'è un problema. Eh sì, perché all'osteria il vino è buono, si mangia bene e ci sono un sacco di persone simpatiche, così si fa una certa ora e quando Luisin decide di riprendere la strada è troppo tardi. Il tempo per la gara è ormai scaduto, i giudici hanno registrato Carolo come ultimo e quando arriva Malabrocca sono già andati via. E io me lo immagino, Luisin, la faccia piena da contadino del nord, i capelli ricci impossibili da tenere giù anche con la brillantina, che guarda sconcertato quel traguardo deserto. Non è mica facile perdere bene, perché a vincere, almeno una volta nella vita, ci possono riuscire tutti. Ma perdere sempre, costantemente, coerentemente, non è mica facile, perché basta perdere troppo per perdere tutto.
Luigi Malabrocca, questa è una nota dell'autore che racconta un po' di lui, Luigi Malabrocca, Tortona, 22 agosto 1920, Garlasco 1 ottobre 2006, è stato un ciclista su strada e ciclocrossista italiano. Divenne popolare perché indossò per 2 anni consecutivi la maglia nera del Giro d'Italia, nel 46 e nel 47. Vero? Sì, è vero. Complimenti a Carlo Lucarelli, grandissimo scrittore, devo dire che questo è un racconto meraviglioso. Io spero che voi sentiate meno voci di quante ne senta io, che ragazzi non sono così brava a estraniarmi dal mondo intero, e quindi io sento quando ci sono dei punti nei quali non leggo benissimo. Spero che voi, a voi sfugga guardando questa meravigliosa porta soprana, che magari vi sfuga. Tra l'altro, per i non liguri, proprio appena giù dalla porta soprana c'è la casa di Colombo, quindi secondo me dovreste proprio fare un giro a Genova, perché ci sono bellissime cose, a parte il bar Barbarossa, che è un'istituzione. Allora, intanto vi saluto un po'. Dunque, chi è arrivato? Valeria, ciao. Lauretta, ciao. Qui se la ridono le tre befane. Grande, mi dice Isabella, grazie. Ciao ciao Federica, ciao Patrizia, ciao Carlo, Patrizia, Paolo, Fornasari, che brava che sei, un piacere ascoltarti, grazie mille. Sei proprio brava, ma grazie. Una lettura molto intensa, complimenti Lucia Capometto, grazie Giacomo Messegno. Complimenti per la lettura, me lo dice anche Gaetano, complimenti, quanti complimenti ragazzi. Ascoltare la tua splendida lettura mi ha fatto riscoprire le pagine che ho scritto con autentica e profonda emozione. Brava Lucia, sei stata grande, grazie. Anche perché il primo libro normalmente porta sempre dietro un po' di emozione, quindi mi fa molto piacere che tu abbia apprezzato, nonostante l'emozione e qualche inciampo. Poi avevo letto una cosa che mi piaceva molto, Silvana Borrello. Bella questa idea di presentare e segnalare dei libri leggendone alcuni brani in diretta su Facebook. Complimenti. Grazie, grazie mille Silvana. Se sei nuova, sappi che ne ho già fatte diversi al giovedì, e quindi è sufficiente che tu scorra un po' di puntate precedenti dove troverai Carol. Ragazzi, non potevo portare Carol in piazza in motorino, capite? E allora l'ho lasciata a casa, però saluta tutti. Ugone, Spinelli, Barrile di Marinella. Posso offrire io uno spritz? Sì, se abiti più vicino del tuo cognome. Volentieri. Caspita, quanti cognomi. Ugone, Spinelli, Barrile di Marinella. Si sente benissimo, tutto molto bello, bravissima. Bene. Stefania, ciao, sono sempre in ritardo. Ma non importa Stefania, grazie di essere qui con me. Anche perché poi puoi leggerlo, lo sai, puoi ascoltare quando vuoi. Allora, arriviamo all'ultimo autore di questa sera, soltanto per la sua lettera iniziale. Sapete che io, per evitare figli e figliastri, a parte quando mi sbaglio che confondo le consonanti, io uso sempre il metodo dell'ordine alfabetico. Quindi adesso siamo arrivati a Fabrizio Vangelista, La festa del giorno dopo. Vi leggo la quarta di copertina, vi ho già detto che è Morellini Editore, e vi racconto un po' che cosa sarà questo romanzo. Poi io vi leggerò qualche pagina tratta dall'incipit. In un torrido ferragosto, un'ex rivoluzionaria maoista disoccupata organizza la festa per il ritorno dal carcere di un rispettato hippie non più giovane, di cui si è segretamente innamorata. Nell'impresa si fa aiutare da un tossico di mezza età, rapinatore fallito, deriso e perseguitato dai creditori. Inizia così una raccolta di offerte in denaro tra gli inquilini della corte dove vivono, in una periferia chiusa per ferie. La colletta per la festa diventa un'occasione di lucro che svela, con un tocco di ironia, le condizioni di marginalità di questo spaccato della periferia popolare milanese. Avviene tutto in 24 ore. Tra ragazzi che si amano, pusher che si credono boss, tentativi di riscosse e colpi di scena. I due cinici protagonisti, alleati loro malgrado, finiranno per trovarsi vicini, alleviando per qualche ora solitudine e nostalgia. La festa del giorno dopo. Collana Varianti. Collana diretta da Sara Rattaro e Mauro Morellini. Uno. Il sole d'agosto è presuntuoso,
lo pensano tutti gli inquilini della corte, è per il fatto che si crede capace di asciugare la macchia. È anni che ci prova, in tutte le stagioni, ma non ce la fa e la macchia non solo resiste, ma si allarga. Quel sole non fa il suo dovere, non la assorbe. Cettina sussurra una parolaccia diversa ogni volta che la guarda, quei giorni infiniti e piovosi d'inverno. Poi spera che l'estate, altrettanto maledetta, la cancelli almeno per qualche settimana. E invece no. Tocca vederla sempre nella sua posizione, in alto e a sinistra del portone d'ingresso. Una specie di indicazione stradale ancora più efficace del numero civico. Dove abiti? Laggiù, in fondo alla via, dove c'è la macchia. Ha provato tante volte a protestare in comune per la macchia e per tante altre faccende. Primo piano, ufficio, case. Sanno tutti chi è Cettina, di cosa è capace per avere ragione dei diritti della corte e di chi ha la disgrazia di viverci. E così, ogni volta che sale al primo piano, inizia a fare l'elenco di tutti i guasti del condominio. Negli appartamenti improvvisati fa caldissimo d'estate e freddissimo d'inverno, i guasti sono all'ordine del giorno e le riparazioni avvengono per grazia ricevuta. Può rompersi una caldaia e le famiglie possono rimanere senza riscaldamento e acqua calda per intere settimane in pieno inverno, quando la pianura si inzuppa di un'umidità fredda e nebbiosa. Il cortile, poi, è un crocevia di traffici e di schiamazzi, dei ragazzini che giocano a calcio senza sosta, dei bambini che corrono in bici sfiorando i panni stesi tra gli urlacci delle donne e dei ragazzi che trafficano pezzi di ganja attorno alle carcasse dei motorini abbandonati e svuotati dall'interiore. Insomma, conclude inesorabilmente, un miracolo che quella baracca sia ancora in piedi. Ha mai visto le crepe? Siete mai venuti a misurarle? Lo sapete o no che ogni giorno si allargano? Pare di essere a Beirut. Qui, un giorno o l'altro, viene giù tutto. Ma come se nulla fosse, l'impiegato comunale di turno si limita a ribattere che le crepe non sono pericolose. Gli sbirri intanto non perdono l'abitudine di rompere nella corte con regolarità e modi ruvidi. Le luci blu delle volanti di notte rimbalzano sulla macchia e restano per interminabili minuti a illuminare il cortile. I motori accesi e i segnali delle radiomobili svegliano tutti, anche piccolo timido che si nasconde sotto le coperte. Gazzelle e furgoni scaricano uomini armati alla ricerca di farabutti. Qualche volta li trovano. Nelle pause tra le retate scoppiano liti furibonde, liti in cui spuntano, pericolose, le lame. Cettina resiste, a capo di un immaginario esercito di buoni inquilini. E racconta ai vicini di casa di aver parlato una volta anche con il signor sindaco in persona, di avergli tenuto testa, di non aver abbassato lo sguardo. Signora mia, mi risulta che anche lei è tra quegli inquilini che non pagano con regolarità l'affitto di casa. Prima i doveri, signora mia, poi i diritti, le aveva in verità detto il sindaco senza guardarla in faccia mentre con un sorriso di circostanza la scansava con passo rapido. Ma la donna evita di raccontare il particolare dell'affitto, limitandosi a far emergere il suo ruolo rivendicatore e facendo cascare in un fumoso oblio la risposta del primo cittadino, a suo dire, uomo poco concreto. In ogni caso, Cettina è sempre in prima fila. E oggi ancora di più. Nessuno mi dirà di no, ripete tra sé per le scale del ballatoio dietro la macchia. Nessuno mi dirà di no, nessuno mi dirà di no. Nessuno avrà il coraggio di tirarsi indietro, nessuno. Dovranno dire tutti di sì. Arriva domani e non trova nessuno a fare festa. Ma scherziamo, dopo tutto questo tempo. Intanto si avvia a passi decisi e spediti verso la porta di Pistacchio, mentre un odore intenso di cavolo e curcuma penetra la corte fin dentro l'androne più lontano. Buongiorno, le dice sorridente una giovane donna. Buongiorno, bellissima. La giovane Lola scivola via rapida, come per evitare domande o di doversi intrattenere. Che meraviglia, che bellezza, ma da chi avrà preso? In famiglia sono tutti quanti scorfani, commenta tra sé Cettina, mentre guarda la ragazza allontanarsi con il vestito di stoffa leggera e chiara che le scopre le spalle dorate e le gambe affusolate. Il campanello di Pistacchio ha un suono cupo, come se l'avessero strozzato. Cettina insiste a pigiarlo 2-3 volte. Uno zerbino con la scritta Welcome, che si legge appena, accoglie i piedi della donna, che attende e sbuffa. Allora, borbotta, arrivo!
urla una voce da dentro. La porta si apre su un salotto povero. Un divano coperto da un telo africano, una TV accesa ma senza volume, una poltrona marrone scuro, scuro, scusate, una poltrona marrone scuro in pelle finta. Impraticabile d'estate perché si attacca alla pelle, detestabile d'inverno perché sputa fuori freddo. Qualche istante di vuoto, poi la sagoma scura di Pistacchio le fa cenno di entrare. Pistacchio ha il viso scavato per colpa degli anni Ottanta, ma ha ancora addosso un'aria da ragazzo. Siediti, le dice, aprendo il frigorifero e mettendo due birre gelate sul tavolo. Il caldo del salotto le stringe subito così forte le tempie che quasi le sembra di svenire e le birre gelate depositano le loro orme umide sulla tovaglia di plastica. Sai che non bevo più. Dammi dell'acqua, per favore, esclama Cettina. Subito, però, io una birra me la faccio, eh. Domani torna a casa lo Zingaro, lo sapevi? E certo che lo so, te l'ho detto io, ti sei rimbambita. Sono l'unico che è andato a trovarlo. In 3 anni nessun altro è andato a trovare un cristiano innocente in gabbia. L'aria da milanese di uno della Calabria non riesce a coprire l'insicurezza di Pistacchio, che guarda l'amica per un attimo e poi cambia la direzione dello sguardo e lo fa cadere nel vuoto. Quel povero diavolo, non ha nessuno al mondo, tranne noi due, annuisce Cettina. Tranne me, cara mia, sono l'unico che ha sbrigato le faccende col comune per evitare che qualche stronzo gli occupava la casa, quello, capisci? Ma mi capisci o no? Quasi urla. Lui è sempre stato solo come un cane, si è fatto il gabbio zitto zitto senza chiedere niente, senza mai protestare, senza mai dirmi come si fa a campare là dentro in mezzo ai gaggia. Già. Lo so, ammette Cettina. No, tu non lo conosci come me, non ci hai sofferto come me per quel povero Cristo. Non sai quanto male gli hanno fatto. Solo adesso iniziava a stare bene là dentro. Lo hanno picchiato, hanno cercato di fargli la pelle, ma lui è forte, certo che è forte. E poi non ha mai fiatato lo Zingaro. E allora, adesso che torna, gli facciamo la festa, no? Rilancia la donna. Bah, mormora Pistacchio che intanto ha preso a camminare nervoso avanti e indietro per quella squallida sala con l'aria di chi non ce la fa a tenere la concentrazione e potrebbe perdersi in un metro quadro. No, dai, troppa fatica con questo cazzo di caldo. Non c'ho voglia di sbattimenti, gli sbattimenti devono stare a zero con sto cazzo di caldo. Dai, insistette Cettina, sapendo che con qualche altro incoraggiamento la spunterà. Cosa succederà? Riusciranno a organizzare la festa per il loro amico Zingaro che esce dal carcere? Vi tocca leggerlo. Tra l'altro è molto bello, la festa del giorno dopo, Fabrizio Evangelista, edizioni Morellini Editore, l'abbiamo detto. E abbiamo finito. Nonostante la confusione, nonostante per fortuna la gente qui, noi abbiamo finito questa bellissima diretta. Porta Soprana è rimasta lì. Il mio spritz si è sciolto completamente di acqua e quindi berrò acqua e arancia. Allora, che cosa ci dobbiamo dire? Ci dobbiamo dire che è l'ultima puntata. Io oggi ho concluso il ciclo di puntate riguardo alla lettura di romanzi semplicemente perché mi dovete dare il tempo di leggere e io non posso leggere 4-5 romanzi al giorno. E allora, facciamo così. Secondo me, quando sarò in vacanza, qualcosina. Qualche sorpresa ve la farò, vi leggerò. Magari non distinguerò il lunedì dal giovedì, magari farò un'unica diretta dove vi racconto una fiaba e vi racconto anche un romanzo. Chi lo sa? Allora, io direi che sto pensando, perché non vorrei dimenticare di dirvi cose. Avevo piacere di fare un po' di pubblicità di altre location, ma non mancherò, lo farò, promesso, perché ho un'amica che si è messa in un'attività enorme e quindi ho proprio piacere di pubblicizzarla però nel modo giusto e quindi vorrei avere un po' di silenzio e di informazioni maggiori per fare le cose come si deve. Bene, come al solito quando vi devo salutare faccio una gran fatica perché vorrei stare qui tutto il tempo. Io ho le mie amiche che mi hanno aspettato, che sono ancora lì e quindi vado a raggiungerle per finire alla goccia questo spritz. E grazie, grazie perché questa sera anche eravate tantissimi, ho visto persone nuove. Alle persone nuove dico che ho un canale YouTube Lucci con due C, la I normale, underscore legge.
dove faccio letture di romanzi, come avete visto quest'oggi, per chi ancora appunto non mi avesse mai vista. Faccio letture di romanzi, fiabe per bambini e a volte racconto un po' di me in video dove parlo soltanto di me e basta. Vi do un grande bacio, vi saluto e vedrete che alla fine ci vedremo presto. Ecco che cosa vi volevo dire. Giovedì prossimo, che è il 6 agosto, a proposito il 5 agosto è il mio compleanno, vorrei una marea di auguri, ma proprio una marea, anche più volte, non importa, ma voglio che sfasciate Facebook. Il 6 sarò a Chiavari al Wild Lab insieme a Alberto Bruzzone e Valeria Corciolani, appunto Valeria Corciolani, perché presentiamo il suo quinto romanzo su Jules e Alma. Quindi mi raccomando, peggio per chi resta, peggio per chi non ci sarà, e bisogna prenotare. Adesso se mai poi vi do le informazioni in modo che voi possiate prenotarvi, perché il Covid rende il tutto più difficile, quindi i posti sono limitati, ci saranno tutte le accortezze del caso, le distanze, le mascherine, tutto quello che sarà necessario. Io leggo, sto leggendo che vi mancherò, sono felice di questo, così quando tornerò, wow, sarà ancora più bello. Vi abbraccio, vi ringrazio tanto di tutto ciò, davvero grazie e a presto. Ciao, 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 ciao.